En effet, c'est dommage que les scientifiques n'interviennent pas là-dessus, mais je voudrais justement dire un mot là-dessus. C'est que dernièrement, le scientifique moderne, j'assistais par hasard à un colloque international sur l'intelligence artificielle. Et Ah sì, scusate che traduco. Dunque, purtroppo gli scienziati che sono in aula, i matematici per esempio, non stanno intervenendo rispetto alle questioni che qui stiamo enunciando. Prego. Donc, j'assistais, on m'a demandé même de présider un colloque sur l'intelligence artificielle. Mi è stato chiesto anche di presiedere un convegno sull'intelligenza artificiale, fra l'altro anche questo è in parte sull'intelligenza artificiale. J'ai peu compris, j'ai compris très peu de choses. Io ho capito ben poco. Mais ce que j'avais compris, Ma avevo capito che la méthodologie de la science moderne avait changé. la metodologia della scienza moderna era cambiata. Che si avant Che se prima on s'attachait au problème ci si attaccava al problema, qu'il y avait un certain consensus, che ci fosse un certo consenso, adesso no. aujourd'hui Oggi no. on donne beaucoup plus d'importance aux exceptions. Si dà molta maggiore importanza alle eccezioni, anzi alle unicità a certe volte. Et du coup, on a vu naître un mouvement au sein du monde scientifique. E di colpo si è visto nascere un movimento in seno al mondo scientifico, Qui n'est pas un mouvement juif, che non è un movimento ebreo. c'était le mouvement de connaissance des Talmud. Era un movimento di conoscenza del Talmud. Car ces scientifiques sont rendus compte que cette méthode qui est basée sur les exceptions, c'est la méthode de réflexion des Talmud. E gli scienziati si sono convinti che il loro metodo era quello della riflessione del Talmud. Et d'après certains scientifiques américains ou français, comme Henri Atlan, E secondo alcuni scienziati americani o francesi, cette nouvelle méthode de réflexion a abouti à certaines conclusions extrêmement intéressantes sur le plan scientifique. ha raggiunto certe conclusioni interessanti sul piano scientifico. Là-dessus, peut-être ceux qui s'occupent des sciences humaines sont un petit peu en retard. Coloro che si occupano di scienze umane forse sono un po' in ritardo. Bene. E questo anche come risposta, mi pare, a Jean-Marc Philippe. Allora, prego, c'è una signora che alza la mano? C'è una signora lì o un signore? Prego. È un signore, mi pare. Un matematico? Prego. René Guitard, è matematiziano. Prego. Un po' più forte, oppure venga qui, venga qui. Venga qui, René Guitard. Je voudrais reprendre cette question de la vérité absolue comme le désir caractéristique de l'intellectuel dont parlait. Vorrei riprendere questa. Ah, d'accordo. Va bene, avete capito. Vorrei riprendere questa idea, no, della verità assoluta come caratteristica un po' dell'intellettuale, no? Si. Et il a été évoqué le fait que c'était un délabrement de cette tendance. Era stato evocato che c'era uno slabramento di questa tendenza. Qui crée les conditions de cette mort possible. Che crea le condizioni di questa morte possibile. Ah, per me? Vabbè, vado lì. Sì, prosegua. Prosegua.
Mais je pense qu'il est intéressant de peut-être de ne pas croire. Forse è interessante non credere che ce délabrement serait dû à des causes obscures ou obscurantistes ou métaphysiques. Che questo slabramento fosse dovuto a cause oscurantistiche o metafisiche. Perché a cause oscurantistiche e metafisiche? Pourquoi vous rapprochez obscurantiste ou métaphysique? C'est pas pareil. C'est pas pareil, en effet. Ah oui. On peut faire deux phrases, si tu veux. C'est vel, vel ou out, out? Obscurantiste ou métaphysique? Je comprends pas ce que tu dis. C'est vel, vel, well, well, du latin, ou bien out, out, out? Bon. C'est une alternative exclusive ou une alternative. Disjonctive. C'est, c'est le ou du français, ce n'est pas le ou des mathématiques. Ok. Oui. En effet, cette apparition de cette idée qu'il y a des vérités, enfin cette réapparition de cette idée qu'il y a des vérités locales. Questa riapparizione del. Vraie dans certaines régions et pas vraie dans d'autres. Dell'idea che ci sia una verità, insomma, locale, relativa a una regione. Cette réapparition, donc, questa riapparizione, dunque, salutiamo intanto il dottor Dagnino. E je crois le fait du travail scientifique. E quindi il fatto dell'attività scientifica. En effet, dans le travail, soit en physique, soit dans la mathématique. In effetti, il lavoro sia nella fisica sia nella matematica. Spécialement la mathématique. Specialmente la matematica. On constate. Poi non ho capito la parola che ha detto. E il calcolatore, l'ordinatore. Ah, ma matematica degli ordinatori? Dei no ordinatori, degli elaboratori. Laboratori. Dei computer. On constate. On constate la presenza. Si può constatare la presenza. De vérité locale. Di verità locale. Perché locali? In questo senso? Cioè italiane, francesi, così? Locali, come dire italiane, francesi, tedesche? Locale, au sens de. Ah, situate. Situate. Oui, de verità situate. Non sono pas absolue, contraire de. Ah, no, no, allora particulière. Allora, ah, no, no, allora se ne parla locale. Verità localizzate. No, no, allora ce sono de verità particulière. Non, des vérités, des propositions qui ne sont vraies que localement. Ah, des propositions qui sont vraies, insomma, in qualche caso, insomma, localmente, in questo senso, non nel senso del luogo. Et pour lesquelles, effectivement, l'affirmation absolue de la proposition en question est vraiment fausse. Et per le quali la formulazione assoluta della proposizione è certamente falsa. Je crois que e cioè dice in pratica che ci sono proposizioni che hanno un riferimento in un caso locale che sarebbero proposizioni vere, dice lei? Ma est-ce qu'il y a des propositions vraies et des propositions fausses? Oui, et beaucoup plus. Vous croyez qu'il y a des énoncés vrais, des énoncés faux, des énoncés faux? Vous croyez qu'il y a des énoncés vrais et des énoncés faux? Vous voulez dire que ça? Non, je vous pose une question. Oui. Est-ce que vous pouvez attribuer à l'énoncé la vérité ou la fausseté? Qu'est-ce qu'il y a? Énoncé vrai ou énoncé faux? Non, ce n'est pas possible en général. Ce n'est pas possible. Précisément pour ce n'est pas possible, la localité. Il n'y a pas une vérité, une véracité absolue et une fausseté absolue. Il y a. Va bene, insomma, non c'è verità o veracità assoluta. Bien, il y a donc simplement un caractère local nécessaire dans la description des phénomènes physiques. Quindi c'è una verità necessaria relativa alla descrizione di fenomeni fisici. E ancora una volta, della logica della programmazione. Ah, vuol dire qu'il y a du vrai? Qu'il y a du vrai dans ça? No, il y a aussi du vrai local. C'è dunque del vero locale? Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est un constat, si vous voulez, et c'est un produit de ce travail. Mais il me semble qu'il y aurait à préciser sur le vrai, donc, la vérité, la véracité, c'est autre chose. Mais en effet, vous pouvez exclure une vérité absolue dans vos mathématiques. Bien sûr, oui. Okay. Oui. Mais qu'est-ce que vous attendez pour absolu? Qui serait vrai globalement. Ah,
qu'est-ce que c'est globalement? Qui serait vrai dans tout l'univers? Non, pas l'univers. Si quelque chose existe, elle existe. Elle n'a pas à exister dans chaque région. Je crois que notre ami en bleu voudrait dire que, par exemple, la vérité scientifique... Qui est l'ami en bleu? Ah, c'est moi. Ah oui, c'est René Guitard. Non, mais nous ne pouvons pas expliquer ce qu'il veut dire. Il va nous préciser. Il va nous préciser ce qu'il dit, non pas ce qu'il veut dire. Oui. Hein? Les phénomènes physiques sont décrits par des espaces abstraits. Donc vous dites qu'il y a des vérités. Ah oui. Bon. Et la véracité des propositions sur les phénomènes se traduit par l'existence dans ces espaces d'objets plus ou moins étendus dans l'espace. La véracité absolue correspondrait à l'extension ultime, absolue, totale dans cet espace des objets en question. C'est une vérité expérimentale. Ok. Oui. Donc, on peut dire que dans cette perspective, le travail scientifique, prenant acte de ce caractère local nécessaire. Ecco, in questa prospettiva, allora dice lui, il lavoro scientifico, prendendo atto di questo carattere locale, assolutamente, dice lui, necessario, no? Che porterebbe a una verità relativa, relativa a quel luogo. Oui. Beh, insomma, siamo già però nell'accezione che diceva Lévy, che c'è una cosa che è valida per un luogo, che è valida per l'altro luogo, che non è valida per l'altro luogo. Sì, insomma, siamo già nella provincia. Le travail scientifique, donc prenant acte de cette localité nécessaire, ne veut pas la laisser dans l'anarchie. Sì, sì, ma noi potremmo qui seguire tutta la questione di Popper, Wittgenstein e Feyerabend. Va bene. Quindi dice che non bisogna lasciare questa verità nell'anarchia. Feyerabend vorrebbe affidarla invece alla democrazia, che decida qual è la verità. Mais désire étudier l'organisation de cette Bien sûr. Vérité locale. D'accord. C'est-à-dire qu'on passe à une sorte de second degré d'accord. Par rapport à une logique. Je pense que vous avez répondu à l'appel de Marek sur. Bon. D'accord. Alors, c'è qualche altro intervento da parte di. Che ore sono adesso? 5:30. Da parte di Marek o di. Pardon, tu veux dire quelque chose? Oui. Alors, attention à la minérale. Ecco. Non, bien sûr, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Sono d'accordo con ciò che è stato appena detto da René Guitard, no? Mais je voudrais ajouter peut-être une ou deux petites remarques. Ma vorrei comunque aggiungere. Una o due note. D'abord, c'est pas un phénomène récent. Innanzitutto, non è un fenomeno recente quello che lei descrive. Cette remise en cause par la mathématique et par la science moderne de l'archaïque idée de vérité n'est pas un phénomène récent. Di questa messa in causa da parte delle scienze moderne, delle matematiche, di questa idea, insomma, della verità. La physique quantique, la mécanique ondulatoire, la théorie des masses négatives de l'anglais Dirac, etc. Repose sur cette idée. Et poi anche la vérité, secondo Tarski. Une vérité locale. Che ripose questa idea della verità locale. Et ça n'a pas empêché les intellectuels de naître et de prospérer. Ma insomma, questo che lei dice non ha impedito agli intellettuali di nascere e di prosperare. Et je crois même d'ailleurs que la naissance de l'intellectuel. Et ritengo anche che la nascita dell'intellettuale. Adossée à cette idée d'une vérité absolue. Et addossata dunque a questa idea di una verità assoluta. Coïncide à peu près dans le temps avec la remise en cause par les scientifiques de la vieille idée de vérité. Et coïncide nel tempo con la messa in causa, in questione, della vecchia idea di verità. Donc je ne crois pas que l'un est un effet d'invalidation de l'autre. Dunque ritengo che l'uno non sia un effetto di invalidazione rispetto all'altro. Deuxième remarque, je. Seconda nota. Je ne dis pas que je crois à la vérité. Io non dico che credo così alla verità.
Je n'ai pas dit que je croyais qu'il y a des vérités valables en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Io non ho detto che credo o abbia creduto in una verità valida in tutti i luoghi, in tutti i tempi e in tutte le circostanze. Et je ne le dis pas comme ça parce que la question est infiniment plus complexe. E non dico così anche perché la mia questione è infinitamente più complessa di questo. Ce que je crois en revanche. Quel che io però credo, ce dont je suis sûr même, ciò di cui anzi sono sicuro, c'est que cette croyance, vraie ou fausse, peu importe, è che questa credenza, vera o falsa che sia, illusoire ou raisonnable, peu importe, illusoria o ragionevole, elle était au fondement de l'existence des intellectuels. È a fondamento dell'esistenza dell'intellettuale. Donc ça n'est pas une position que j'ai prise là. Non è una posizione che io ho preso in questo caso, ma una constatazione. C'est une constatation, oui, sur les conditions structurales de possibilité de l'intellectuel. Sulle condizioni strutturali di possibilità dell'intellettuale. Et puis peut-être encore une troisième remarque. Allora vorrei aggiungere però una terza nota. On peut imaginer une situation de la pensée. Si può immaginare una situazione del pensiero. Où la vieille idée de vérité aurait été disqualifiée. Dove la vecchia idea di verità sarebbe stata squalificata. Disons, où elle aurait été ontologiquement disqualifiée. Diciamo l'idea dove fosse, no, ontologicamente squalificata. Une situation où on saurait que la vérité est une illusion. Una situazione in cui si saprebbe, in fin dei conti, che la verità è un'illusione. Mais une situation où néanmoins. Ma una situazione dove, non di meno, ne serait pas tout à fait mort, non pas la croyance, mais le désir de vérité. Dove non sarebbe del tutto morta, non dico la credenza, ma non tutto morto, ma il desiderio di verità. Je crois que la croyance à la vérité et le désir de vérité sont deux choses très différentes. Io ritengo che la credenza nella verità e il desiderio di verità siano due cose totalmente differenti. Le désir de vérité, la nostalgie de la vérité, le pari sur la vérité. Il desiderio della verità, la nostalgia della verità, la scommessa sulla verità. L'intellettuale, au fond, c'est quelqu'un qui fait comme s'il y avait de la vérité. L'intellettuale, in fin dei conti, è qualcuno che fa come se ci fosse la verità. Jusqu'à quand est-ce qu'on pourra faire comme s'il y a de la vérité? Ma insomma, fin c'est quando, toute la question. Ma insomma, fin quando, ecco questa è la questione, si può fare come se esistesse la verità. C'est toute la question dont dépend l'acte de décès ou non de cette figure de l'intellectuel. È proprio questa la questione da cui dipende l'atto di decesso oppure no dell'intellettuale. Toutes ces remarques pour dire. Tutte queste note che ho detto adesso proprio per poter precisare che. Que bien entendu, le sort de l'intellectuel n'est pas. Che ben inteso la sorte dell'intellettuale. N'est pas asservi. Non è asservita a des enjeux qui trouveraient qui auraient leur champ dans le domaine des sciences ou de la mathématique. A posti in gioco che troverebbero le loro polemiche, no? Mi pare, o le loro chance, se ho capito bene, in vari ambiti scientifici. Ecco. Allora, mi pare che ci sia qui Virgilio Dagnino che ha alzato la mano. Allora è bene che un banchiere intervenga proprio su questo aspetto. Prego. Bene, bene, venga. Non è fino alle 6 che abbiamo il contratto? Come? Se l'estate fa caldo? Ah, ma questa è la verità nel senso della logica matematica. Ecco, lei ha introdotto un termine che non c'era in tutto il pomeriggio, la relatività, ma non c'era, no, forse non a caso. Sì. La relatività è relativa, dice lei, no? Ecco.
quindi c'è una relatività della relatività. Va bene. Molto bene. Allora, vorrei se ci sono altri prima di lo so che Lotan ha un intervento da fare subito, ma vediamo se ci sono altri che c'è una figlia che venga qui, una ragazza. Sonia Ferro, venga qui. In figlia, no? Che non è proprio una figlia. Venga. Venga qui. È la traduttrice. Parlo in italiano, no? Sì, sì, chiaro. Sì, c'è una frase che Marek Kalter ripete continuamente in questo suo libro, Il folle re. E dice che ciascuna volta che doveva combattere per la pace, ricordava un insegnamento che gli veniva dalla sua tradizione, e cioè di confidare nella virtù della parola. Allora mi sembra che la questione che si è posta in questo dibattito sia proprio la questione della parola. In altri termini, quando Marek Kalter oggi chiedeva c'è forse accordo, sembrava rispondere alla questione posta da Lévy, e cioè è forse possibile la morte dell'intellettuale? In altri termini, sembra un modo per interrogarsi intorno alla differenza che c'è nella parola. Ci sarebbe morte dell'intellettuale se ci fosse un accordo sulla parola. Cioè, non solo se ciascuno credesse di sapere quel che dice, non solo se ci fosse l'identità della parola o il metalinguaggio, ma anche se fosse possibile espungere il malinteso, cioè se fosse possibile capirsi. In altri termini, ritengo che proprio non sia possibile questa morte, non solo perché è impossibile parlare, ma anche perché è impossibile capire. Ed è questo, intendere, ed è questo che è impossibile capire e all'occorrenza qualcosa si può intendere. E mi sembra questa la condizione per cui c'è un avvenire anche per l'intellettuale e per l'intellettualità. Inoltre ringrazio anche Marek Kalter perché continua a scrivere, continua a dare la possibilità di portare anche la sua parola e soprattutto le sue storie in Italia, ed anche perché sia in Abram sia in questo libro Il folle re si tratta di questo lusso immenso di poter raccontare senza dover significare nulla, senza dover spiegare nulla, ma perché ciascuno trovi in ciò che legge e in ciò che intende anche la possibilità di sognare, e mi sembra questo l'essenziale. Grazie. Vuole intervenire? Allora Максимов ve intervenire. Vuole intervenire. Знаете, когда я приехал, quando sono arrivato, меня попросил встречи один работник, крупный довольно работник Le Monde и французский интеллектуал. Un intellettuale francese molto importante ha chiesto vedermi. Мы с ним встретились, я что-то начал рассказывать, он долго меня слушал. Ci siamo incontrati, io ho cominciato qualcosa a raccontarla, lui mi ha ascoltato. А потом мне говорит, а что вы волнуетесь? Dopodiché mi dice, ma perché mi preoccupate? Есть право на правду, но есть право и на ложь. Esiste... Есть право на правду и есть право на ложь. Si può dire la verità, ma si può dire anche non verità. Il diritto, esatto, no. Chiedo scusa, esiste il diritto per dire la verità come esiste il diritto per dire non verità.
Знаете, я человек, наверное, старомодный. Я этой философии принять никак не могу. Probabilmente io sono nato in un altro mondo, ma io non posso capire questa filosofia. Правда все-таки существует, и она одна. Perché io credo che la verità esiste e soltanto una. Я очень высоко отношусь к интеллектуалам, которые сейчас, во всяком случае, делают историческое дело. Per me è molto importante il intellettuale che oggigiorno fanno la storia. Но их учителя и предшественник и учитель основной Жан-Поль Сартр совершил величайшее, мне кажется, из нравственных преступлений. Ma Sartre ha fatto un enorme sbaglio, secondo me. Он применил к понятию правды понятие релятивизма. Perché lui ha la parola la verità assunto e la parola relativismo. Но эту проблему, правда, рассматривал в «Братьях Карамазовых» Достоевский. Ma questo ancora Достоевский nei «Fratelli Карамазов» ha cercato di analizzare. Но если прав много, тогда все дозволено. Ma e allora a questo punto se ci sono tante verità, vuol dire che è possibile tutto. Тогда все оправдано. Allora, Сталин имеет свою правду, Гитлер имеет свою правду. Allora, il Stalin ha la sua verità, Hitler ha la sua verità. И тогда это конец цивилизации. E allora questa è la fine della civilizzazione. У нас исчезают критерии. Perché i criteri sono spariti. Но согласитесь, атеисты вы или верующие? Allora, ma voi siete ateisti o siete credenti? Мы живем в эпоху христианской цивилизации. Noi viviamo in epoca della civilizzazione cristiana. Вне зависимости от того, повторяю, атеист вы или верующий. И на нанесенной importanza che se voi siete ateisti o siete она cristiani. Построена на христианских принципах. Perché la verità è il principio del principio cristiano. И отталкиваясь от этих принципов, мы вырабатываем в себе отношение к правде. И allora, partendo da questi principi, noi dobbiamo avere il nostro concetto della verità. Я только свое короткое такое вмешательство могу суммировать так. Если все-таки действительно я не прав, se io non ho ragione, если прав действительно много, se le verità ci sono tante, то наша жизнь становится абсолютно бессмысленной. La nostra vita non ha nessun senso. Dunque, allora c'è Lotan che fa un intervento. In che lingua lo fa? Russo. Prego. Allora la signora se può tradurre. Fa il russo. Ancora uno sforzo. Sì. Voglio chiedervi. Ah, sì. Я сегодня такой многоязычный, господин Максимов. Oggi parlo tante lingue. С меня достаточно одного. A me va bene soltanto una. Вы как Черчилль, он только по-английски говорил. Voi siete come Churchill. Lui parlava inglese e soltanto. Но я хочу вас спросить про... значит, вы говорите о правде всеобщей, а тут нужно разобрать... Voi domandate che cos'è la verità per tutti. Но тут нужно понять, что есть правды физические и правды моральные. Però bisogna distinguere fra la verità fisica e la verità morale. Я вспомнил про мирную деятельность Эйнштейна. Io ho cercato di ricordare la vita di Einstein. No, son activité pour la paix. Деятельность Эйнштейна, мирную деятельность на дело мира. La verità, la vita di Einstein per la pace, la vita pacifica di Einstein. Я хочу вас сейчас спросить про то же самое в отношении к Толстою. Vorrei sapere, vorrei farvi la domanda esattamente riguardo a Tolstoy. И также вас спросить, если у вас есть надежда, что в России будут люди, которые тоже будут гласить правды моральные и деятельность мирную.
E vorrei anche chiedervi se voi credete che in Russia saranno, sarà il popolo, saranno le persone che crederanno. Chiedo scusa. Che crederanno? En la paix e la questione della paix. Nella pace. Che crederanno nella questione della pace. Знаете, в том-то и отличие русской интеллигентности от западных интеллектуалов. Ma questa è la differenza fra intelligenza russa e intellettuali che vivono in questo mondo. Западный интеллектуал в этом, мне кажется, его это моё мнение, в этом, мне кажется, его заблуждение. Intellettual che vive qua ha un secondo me o fa secondo me un sbaglio. Он допускает существование множества правд. Perché lui crede, ripeto, che esistono diverse verità. У него нет определенного кодекса чести, определенного нравственного кодекса. Perché secondo me lui non ha il codice di morale. Русский интеллигент, так он назывался, не интеллектуал, а интеллигент. In Russia intellettual non si chiamava intellettuale, si chiamava intelligent. Для русского интеллигента существовал такой кодекс, и прежде всего этим кодексом он руководствовался. Prima di tutto in russo intelligente di russo e russo intelligente aveva questo codice morale prima di tutto. Для него было самое главное это сострадание к человеку вне зависимости от его классовой, расовой или социальной принадлежности. Per lui prima di tutto uomo, il suo sentimento nel riguardo uomo, indipendentemente dai suoi dipendenza sociale, era molto importante. Их кодекс провозгласил Достоевский сострадание к униженным и оскорбленным. И questo codice che ha cantato Dostoevskij per persone depresse e per persone sottosviluppate. И он не ставил перед собой цели победы в своей деятельности. Lui non pensava di mettere nella sua attività la vittoria. Русский интеллектуал никогда не был с победителями. Intellettuale russo non è mai stato con quelli che vincevano. Русский интеллигент всегда был с побежденными. È stato sempre con quelli che hanno perso. Отсюда и пафос деятельности русских интеллигентов в современной России. Per questo апофеозе per la intelligenza in Russia. Вы спрашиваете, есть ли люди в современной России, которые продолжают традиции того же Толстого? Voi fatemi domanda se esistono in Russia gente che vivono con la tradizione di Tolstoi, con le idee di Tolstoi. А Сахаров, а Солженицын? E allora Сахаров, Солженицын? Я не называю уже десятки других имен. Non vi sto dicendo altre decine di persone. До сих пор отстаивающих это свое кредо. Perché тех обстоятельствах. Quelli che vivono ancora in Russia e hanno questo credo. И мне кажется весьма знаменательным, что вот такие люди, которые, как Бернар Анри Леви, Марик Хальтер и их товарищи, которых называют во Франции новыми философами. Per questo è molto importante questi filosofi nuovi, come Бернар Леви и Марик. Они назвали себя детьми Солженицына. Per questo loro si chiamano i figli di Солженицын. Если они себя так назвали, значит, они все-таки дошли до того, что существует одна правда. Se loro si chiamano così, se vogliono chiamarsi così, vuol dire che loro credono che la verità è soltanto una. Я думаю, что в этом выход из современного тупика. Io credo che soltanto così possiamo uscire dalla situazione di oggi. Для культуры и цивилизации современной. Per la cultura e civilizzazione. Civilizzazione. Alla civiltà. Allora, stiamo per concludere, allora magari una parola di un'ultima parola a Levi e poi concludiamo. Sì. Prego, la conclusione. A tua Valigione. No, allora mi sembra comunque una
un eccellente pomeriggio. Noi questa sera cercheremo di trascrivere i vostri interventi e domani distribuirli alla stampa. Diciamo che nonostante lo sciopero generale è stato diciamo pure di altissimo livello, io ringrazio coloro che hanno contribuito a questo dibattito e quindi a introdurlo. Chiaro che ci sono alcuni che erano venuti solo per parlare oggi, ma è chiaro che possono intervenire dopo. Adesso noi alcuni sono invitati a un ricevimento dal ministro plenipotenziario francese, dal console generale, e noi abbiamo alle 8:45, però alcuni che erano venuti, che possono venire solo oggi, su 5 giorni, è chiaro che possono intervenire alle 8:45, forse uno solo o due mi pare. Ma intanto ci sarà questo film, Il Re delle Rose, che mi pare proprio interessante rispetto al tema del congresso e del forum. E film di Schroeder e prodotto da Paolo Branco. C'è qui Maria Dolores Lopez, che Paolo Branco è rimasto per ora a Lisbona, poi rientra a Parigi. Allora, mi pare che siano quasi le 6, no? Allora, e qui noi terminiamo le 6, devono preparare lo spettacolo qui per questa sera, lo spettacolo ci sarà, quindi non c'è, mi pare, sciopero, e quindi terminiamo qui. Grazie, a stasera alle 8:45 e a domani mattina alle 8:30. No, il film non sarà qui questa sera, ovviamente, ma sarà in via Torino 2. Ciascuno di voi e altri sono invitati, c'è posto per 800 persone.